Salve a tutti. Sono rimasto molto colpito da questa installazione in piazza Gaio Lenti a Milano, Rebel Moon di Netflix, probabilmente per pubblicizzare un film che verrà, che magari già sarà disponibile, adesso disponibile insomma sulla piattaforma di Movie on Demand, come dicono quelli bravi. Ora mi è venuto da pensare, in tema di comunicazione, molto spesso, magari non sempre, ma molto spesso si tende, quando si presenta un'azienda, si presenta un progetto, a utilizzare frasi un po' ad effetto. Ma siamo davvero sicuri che sia sempre un modo giusto di presentare un qualcosa che attiene al mondo delle imprese, della professionalità, del know-how? Perché a volte si ha l'impressione, l'ho avuta più volte, devo dire, in questi ultimi 10-15 anni in particolare, si ha l'impressione che si voglia come colmare un gap attinente a un servizio, a un prodotto, con una bella frase ad effetto. A volte non è così, a volte è soltanto un più anche gradevole, può essere anche simpatico. Però attenzione, che a volte quando si eccede nell'uso delle parole, degli aggettivi, dei giochi di parole, beh, si può nascondere, come dicono sempre quelli bravi, la gabola, cioè praticamente un po', non dico la fregatura, ma quel non so che di vuoto che bisogna riempire almeno con le parole, anziché con i fatti. A presto, sempre con Marco on the News. Ciao.